E siamo qui! Io e Saponetta, i veri duri della E situazione. vai! Oggi, 28 dicembre. 2010, ho un tiro di schioppo del Capodanno. Con Saponetta e Turci, come sono i capelli? Va bene? Va bene, sì. Andiamo a fare la traversata Acquaviva Rosa Viotti, una dedica in particolare alla compagnia del Budello, quindi a Biccio, Collina e Davide. E tutti gli altri componenti, amici, cosa vale? Spero che è Forlì. E poi che le dedichiamo a tutti quelli che ci conoscono e buona visione di questa grotta. Che grotta è, Saponetta? Acquaviva Rosa Viotti, oggi è il L'ho detto prima, Ok, 28. sono le 19:46 e vedo una macchina Che va? che va. A voi linea e saluto. E siamo qui all'ingresso dell'Acquaviva. E ecco, vediamo il nostro caro Teo che sta preparando per armare. Opla. Una curiosità, Teo, Sì. ma la compagnia del Budello, com'è nata? Bella domanda. Farà invidia a molte persone questa cosa. La compagnia del Budello è nata nell'estate 2007, quando abbiamo cominciato a fare degli scavi insieme, sempre le stesse persone. Io, Omino Bianco, Fabrizio Bandini, Massimiliano Bombelli e Davide Fesani. E praticamente a quella satellina andiamo sempre a scavare al Buco Anna, e da di lì ci siamo trovati il compagno del budello, perché stavamo scavando questo budello, il budellaccio. Da di lì poi è partito il piede, siamo partiti e ci chiamiamo così per gioco, per divertimento. Però voglio precisare che siamo, ovviamente, siamo dello Spero che Forlì, e quindi tutto qui la storia. Ok? Ok. Boh.
qui ragazzi siamo alla curva da 90 della famosa Rosa Saviotti, dove qualche spelio non è riuscito a passare ai tempi che furono qua indietro. Bene, ve la facciamo vedere, è la prima volta che la faccio, diciamo, da primo attore direi. E Saponetta lo misurerò come regista, vediamo come se la cava a filmarmi in questa strettoina da 90, niente di che. Accendiamo i fari e vai! E buona partenza! Chiudiamo la nastro. Quanta acqua c'è? Abbastanza da bagnarsi. Senti l'aria. Teo. E siamo qui all'uscita 28 dicembre, Turci e Saponetta, ultima grotta dell'anno. Cancia, c'è che mi dà fastidio. Oggi mi giro di testa. Un secondo. Anche questa grotta la dico, oltre che tutti i miei amici, anche a un ragazzo molto speciale per me. Si chiama Giotto Guidi, che non ha la fortuna di andare in grotta, magari se mi illumini, grazie, non ha la fortuna di andare in grotta come noi. Un grosso saluto, un grande bacio, grazie, arrivederci, Gabinetto.